Sabato 22 settembre prende il via il corso Cittadinanza e Costituzione, arrivato alla sua seconda edizione, destinato alle persone immigrate. Il corso, nato dal coordinamento tra Unione Giuristi Cattolici di Pavia, Associazione Consumatori Disabili e Cooperativa Contatto, è già alla sua seconda edizione, dopo la prima dello scorso aprile. La sua realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione del Comune di Pavia, in particolare dell'Assessorato ai Servizi Sociali e Abitativi e dall'assessore Pier Sandro Assanelli. Il corso, gratuito, si propone di facilitare l'integrazione culturale dei cittadini stranieri attraverso la condivisione dei valori fondamentali della convivenza civile. Assessore Sandro Assanelli, il Comune di Pavia, l'Unione Giuristi Cattolici di Pavia, l'Associazione Consumatori Disabili e la Cooperativa Contatto insieme per una proposta molto importante per quanto riguarda l'integrazione. Sì, è questo secondo corso che noi facciamo, quello per integrare con le persone migranti con la popolazione. È un modo che noi facciamo per fare in modo che tutte le persone interessate, questi migranti, conoscono la Costituzione italiana, conoscono gli usi, il matrimonio, conoscono le reati, anche le pene che si vanno a incorrere se si viola la Costituzione. Però l'aspetto estremamente positivo che vorrei sottolineare è un modo per conoscersi meglio, un modo per superare le paure tante volte che si instaurano magari con le persone nuove. Quindi conoscendoci meglio ci si stima di più, si collabora e soprattutto c'è questo scambio di culture che può essere un arricchimento, che è senz'altro un arricchimento per noi e per loro. Conoscere bene le loro usi, i loro costumi, ma anche loro conoscere i nostri usi e costumi è un arricchimento. Certo, ci sono delle regole che sono diverse e nel nostro paese devono essere rispettate, faccio riferimento soprattutto a delle regole che ci sono per quanto riguarda il matrimonio, per quanto riguarda alcuni aspetti della Costituzione che non sono le stesse dei paesi dei migranti, però è bene che queste persone qui conoscono, è bene che noi conosciamo anche la loro mentalità. Sì, siamo con Marco Ferraresi, presidente Unione Giuristi Cattolici di Pavia. Quanto è importante per il nostro paese, per la nostra città, un'attività di informazione su Costituzione e cittadinanza a persone immigrate? Ma credo che l'importanza sia già stata sottolineata da documenti importantissimi come la Carta dei Valori del Ministro Amato, che in fondo si ispira alla nostra Costituzione. E il nostro corso si ispira esattamente a questi stessi documenti. L'ispirazione di fondo è quella di proporre una integrazione reciproca tra italiani e stranieri immigrati nel nostro territorio. Credo che sia l'unico approccio fecondo, l'unico che renda davvero possibile una pacifica e proficua ed arricchente convivenza civile, perché altri approcci come la pretesa di assimilare altre culture o quella di segregarle e ghettizzarle lasciandole in un angolo non produca nulla di positivo, ma possa alimentare prevalentemente dei conflitti. Ecco, in concreto quali saranno le tematiche di cui si occuperà questo corso? Ispirandoci alla normativa sul permesso di soggiorno a punti, ci occupiamo di temi quali la presentazione dei principi fondamentali della Costituzione italiana. Presenteremo i principi su cui è basato il nostro diritto di famiglia, il rapporto tra lo Stato e le confessioni religiose, ma anche poi argomenti molto, molto pratici come i diritti e i doveri dei lavoratori, principi fondamentali di diritto tributario e le regole che interessano molto da vicino gli immigrati, cioè quelli inerenti al conseguimento e il mantenimento del permesso di soggiorno. Per chiudere diamo qualche informazione logistica sul corso. Sono 4 gli incontri previsti a partire da sabato 22 settembre, in tutto per 4 sabati. Gli incontri si tengono dalle 9 alle 12 per ciascuno di questi sabati presso la sala San Martino di Turi in Corso Garibaldi. Chi non si fosse ancora iscritto lo può fare anche direttamente in loco presentandosi all'ora e nel giorno della conferenza.